E passeggiando qui nella sala dell'Allianz Poker Tour abbiamo incontrato Eros Anastasi. Ciao Eros. Ciao Romina, ciao a tutti. Freschissimo dall'esperienza dell'IPT, hai sfiorato il colpaccio praticamente. Di nuovo final table, quarto posto, insomma hai sfiorato questa picca. Com'è andata? Raccontaci un po' l'esperienza. Beh, è stata di certo una bellissima esperienza, per la seconda volta ci sono andato vicino, essendo che già in passato ne ho vinta una, avevo tanta voglia di vincere la seconda, solo che è rimasto in quattro, un colpo abbastanza sfortunato, ha dato il piatto al mio avversario e dunque non ce l'ho fatta. Io la conosco la mano, ce la vuoi raccontare proprio brevemente, perché appunto come dicevi te è stata abbastanza sfortunata, insomma un'uscita un po' rocambolesca. Sì, la mano va così, che a blind 100.000-200.000 ho circa 22x, 4.400.000, apro da bottone per 400.000 con asso donna off, Giampaolo Eramo sullo small blind va all in per circa 3.900.000, fold del big blind, fold di Trammis, io decido di chiamare giustamente con una mano molto forte, lo showdown è asso donna asso 3, è un 3 al flop, dà il piatto a lui. Insomma, come hai reagito, come sei riuscito a superare il tilt di quel momento? Ti dirò la verità, ho reagito abbastanza bene, non me la son presa, certo un po' di amarezza c'è, però sai alla fine come c'è la sfortuna, c'è la fortuna di essere arrivato lì, sono contento perché già a 23 anni ho fatto tantissimi risultati, una volta già l'ho vinta e dunque sono sicuro che ne vivrò delle altre, dunque rincorrerò questa picca ancora per molto. Ecco, infatti ci proverai, quello è poco ma sicuro, insomma una picca già portata a casa, un altro quarto posto, insomma direi che ci puoi provare tutte le possibilità per portarti a casa una seconda, giusto? Sì, spero la seconda che arrivi in casa, di questo te lo dirò. In casa? In casa, sì, ti farò spiegare il perché da Massimo. Massimo! Ah ecco, abbiamo così una sorpresa al volo. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera, grazie. Ciao a tutti, buonasera. È in casa. Allora, in casa? Diciamo, Eros si è riservato questa vittoria, l'ha abbandonato San Vincent perché, approfittiamo per dirlo che prossimo ottobre giocheremo una tappa dell'IPT qui a Porto Maso, quindi... Ah, ecco, una novità così, in anteprima, la stiamo lanciando, Già la picca già è conservata, messa da parte per lui, che Porto Maso è casa nostra, come penso tutti sapranno, poi noi siamo siciliani, quindi è terra questa che ci appartiene, insomma, sarebbe bellissimo bissare la picca qui a Malta. Come no, sappiamo già la data precisa oppure ci teniamo ancora sul mese? Abbiamo già la data fissata, sarà un bel 2 settimane di Gran Poker, insomma Allianz, Porto Maso, cioè sinergie, stiamo lavorando per voi come dicono se la destrate, insomma non finiamo di stupirvi, ce la mettiamo tutta. Bene, allora le possibilità ci sono, Eros, anche di bissare appunto a casa qui a questo punto a Malta e ce la devi mettere tutta a questo punto. Certo, in casa sicuramente poter fare un bis sarebbe il top, non ci sarebbe cosa più bella. Qui a Malta è come veramente che fosse casa mia, ho iniziato qui e spero di morire qui, da giocatore ovviamente. Ecco, infatti. Vabbè. Scusa Romina, se fosse la terza, dico, se nel frattempo dovresti impegnare a vincere un'altra, non ci dispiacerebbe, dico, anche la terza va bene poi. Il ragazzo promette, insomma, promette bene. Va bene. Ha già dimostrato talento. Abbiamo, no, assolutamente. Abbiamo mancato di poco, dai. Ma a ottobre ci vediamo qui, non mancheranno. Ciao ragazzi, ciao Romina. Va bene, con questa notizia in anteprima lasciamo tutti, infatti grazie Massimo, grazie Eros.